Vieni qua, vieni qua. E che cacchio! Ah! Fatto! Che soddisfazione! Dai, Rudy, lo so che non ti ho messo i parocchi, scusami. Prendiamo tutto. Bastardi. Sai che dico? Che salvo pure. Non so cosa aveste là dentro, ma deve fottutamente valerne la pena. Vediamo cosa ci sta in questo forziere. Minerale di ferro nero, optima mater, schema pantaloni da caccia. Un secondo. Che... in cosa consiste? Oddio, non mi ricordo mai come si chiama. No, era qua invece. Allora, qui chiudi. Pantaloni da caccia, livello 1, 8 armatura. Potremmo quasi farlo, ci manca filo. E 8 armatura, noi invece al momento abbiamo 8 armatura, tra l'altro che posso anche riparare. No, in realtà non ci... sono comunque pantaloni da caccia. Quindi niente di fondamentale. Poi, vediamo se ci sta nient'altro. Bottiglie, peperoncino, alveare. Comunque, ci prendiamo tutto. Una bottiglia d'acqua. Pelle di maiale. E vi spengo pure la candela. Tiè. Va bene. Qui che mi sono dimenticato, c'era... vedo un simbolo... oh. Non sia mai. Allora, noi abbiamo finito il summon e si è fatto anche mattino, sono le 4:24. Ad ogni modo, com'era per meditare? Non era M, era N? Sì. Mediterei un'oretta. Alcol per rifornire gli oggetti alchemici. Anche le bombe? Anche le bombe! Oh, questo sì che è stato utile. Ok, qui non avevo preso il tramezzino con prosciutto e il manganello. Poi abbiamo detto, da qua ci conveniva andare direttamente a parlare con il signor Nielen e poi riscendere. E quindi direi che lo faremo. A questo punto, Ruti, ma sai che ti dico, sì, ma vieni qua, va. Rutilia? Mazza, oh. Impassibile. Ok che stavamo vicini, però almeno uno sforzo per... dai, non... non mi ti incastrare sulla staccionata. Va bene, facciamo geo largo. Ho capito il messaggio. Andiamo. Problemi... non mi pare. Salve. E... possiamo anche scendere. Un'anziana? Come che brutto aspetto? Sono bellissimo. Non ci provi nemmeno, signorina. La figlia del barone? Non ho capito. Mamma mia, pure questa che scatarra. Ma che è? Va proprio di moda, va. Ah, qui c'è un mercante. E qui c'è il viaggio rapido che... veramente non ho capito se vadano o meno cliccati per essere abilitati. E ti andrebbe di giocare a Gwent? Non ho organizzato il mazzo, aspetta un attimo. Show me what you've got on offer. Te posso vendere un po' di roba, 160. Allora. Sti cosi eleganti che si potevano comunque vedere. Li vendiamo come se non ci fosse
un domani. Ok. Wow. Ok. Qui te prenderesti un po' tutto, ma per ora no. Poi tra l'altro ci sono ancora dei libri che dobbiamo leggerci. Qui che ci stava questo che è nuovo. Che altre cose nuove abbiamo da selezionare? Comunque di questo non penso che ti voglio vendere nulla. Per togliermi il fatto che ci siano queste cose nuove che mi dà sempre molto fastidio, onestamente. Non vedo gli asterischi. Eccolo. Optima Mater. Che è pure buona come cosa, penso. E c'è qualcos'altro però. Che altro mi sono perso? Vi prego, fate qualcosa di più evidente per gli oggetti, tipo uno sfondo completamente diverso. Voi l'avrete già visto sicuramente. E starete tipo urlando sullo schermo. Lì, Ciriola! Lo so, deve essere frustrante. Guarda, vi assicuro che è frustrante per me cercarlo. Facciamo che 3 secondi rinuncio. E rinuncio. Di questi niente. Ok, va bene. Questo ha ancora 54 monete però. Davvero glielo lasciamo così? Una pelle d'orso. Prendete una pelle d'orso. E basta. Basta. Tu che vendevi? Prima mappa di... Ah! L'equipaggiamento da Witcher. Ma tutta la vita. Ma io non volevo venderlo, volevo aprirlo. Va bene. Comunque. Quintessenza, torce. No, ok. Esci. Arrivederci. So long. Abbiamo preso una cosa molto importante. Dove stava la mappa? Prima mappa di Adalbert Kermit. Mentre conducevo alcuni studi sotto la guida del professor Slavko Atimstein, direi, mi sono imbattuto in quattro luoghi con inciso il simbolo della scuola del gatto The Witcher, che è un'altra scuola. Questi pittogrammi sono identici a quelli che avevamo scoperto nelle caverne sotto l'isola del Tempio a Novigrad. Li ho segnati su questa mappa. Adalbert Kermit, cercatore di storia naturale dell'Accademia di Oxenfurt. Ok. Nuova missione, caccia tesori e raggiungimento della squadra del gatto. Ok, se premo V. Schema di potenziamento degli stivali. Giusto per capire quanto è vicino o lontano questa missione. Qua! Beh, ci si può arrivare. Ok, va bene. Adesso abbiamo altre priorità, però ci andremo, come no? Allora, no, era cuore selvaggio, giusto? Questo abbiamo detto che per ora è veramente fuori. Pure questa è bella alta però, eh? Livello suggerito 23. Però abbiamo questa. Esami sotterranei dell'isola del Tempio Novigrad, queste sono entrambe a Novigrad, però lì ce ne stava una. Non saprei perché, ma va bene. Per ora a posto così. Salve mercante, comunque speravo anche. Ah, no, aspetta, come salve mercante? Aspetta, buoni tutti. Mazzo Gwent. Come si fa a impostarsi la fazione scelta? Ah, puoi farti la fazione. Prendi una carta pioggia torrenziale dal mazzo e giocala subito. Carta nebbia. Gli scoiatelle hanno. Prendi una carta morsa del gelo. Vabbè, sono tutti più o meno equivalenti. Il cavandante con i rossi. Prendi una qualsiasi carta clima dal mazzo e giocala subito. Quindi è poliedrico. Ed è anche fico come fazione. Ma ci sono dei limiti poi. No, non penso che abbia dei limiti poi su quello che metto, no?
E queste sono tutte. Ah, sono le altre versioni che ho bloccate. Ok. Ah, quindi io con Foltest che ho l'altra versione. Annulla ogni effetto climatico derivante dalle carte morsa del gelo, pioggia torrenziale e nebbia impenetrabile. Ok. Ma al momento, ad ogni modo, ho delle carte che fanno veramente schifo. Carte speciali. Raddoppia la forza di tutte le carte unità di una fila. Massimo uno per fila. Raddoppia di tutte le carte unità di una fila. È molto figa questa. La mettiamo. Quante carte minimo decidi di avere un mazzo? Questa è la domanda. Perché tipo questo va collocato accanto a una carta con lo stesso nome, non ne ho. Per cui lo possiamo anche rimuovere. Però ne ho due, quindi diventerebbe massimo una, capito? Diventerebbe massimo potenza 2. Mentre questo, il comando bande blu, va bene che ne abbia due. Ne ho un totale tre. Allora ne mettiamo tutte e tre. Questo aggiunge più uno a tutte le unità della fila, esclusa se stessa. E ne ho tre. Che onestamente non è che. Cioè sì, però aggiunge soltanto uno. Quindi a meno che non abbiamo tantissime carte. Tipo Stofante Redaniano, mi sembra inutile. Yarpen che fa? Non fa una mazza. Due. Queste non fanno niente. Medico, scegli una carta della tua pila degli scarti e giocala subito. Esclusi eroi e carte speciali. Però questa è buonissima. Vincolo. Carta con lo stesso nome, anche questo. Principe Stennis. Sul campo dell'avversario. Ah, cioè tu la dai all'avversario. La sua forza verrà sommata al suo totale. Pesca due carte dal tuo mazzo. Questa è. Cioè, decido di dargli 5 ma per pescare due carte. E questa nel primo round è fichissima. Qui non c'è nient'altro di particolarmente utile. Abbiamo tantissime carte da mischia. Catapulta. Ah, catapulta c'ha anche vincolo. Ok, allora. Quindi, noi abbiamo di queste sono 2, 2, 1. Clima sereno, rimettere le cose a posto. Catapulta ne abbiamo solamente una. Ah, e così è proprio sprecata. Così è proprio sprecata. Vediamo un po'. Questa ce la possiamo pure togliere. Colonnello del comandante, già mi sono dimenticato che faceva. No, buono, buono, non te la devo togliere. Raddoppia la forza di tutte le carte unità di una fila, sì. Non stiamo molto bene in realtà. Ma proviamola. E più che pescare, usiamo quest'altra. Togliamo gli effetti. Ah, ne serve un'altra di carta per forza. E allora tanto vale lui. Ok. Chiudi. Ci proviamo, signori. E parla con il mercante. Ti andrebbe di giocare a Gwent? Partiamo con questo 5 che ci sta bene. Adesso vediamo. No, io sto a posto così. Inizia partita. Oh, invio.
Inizi tu. Abbiamo troppe carte clima, questo già è evidente. Ah, ci ha detto molto male. Questo da solo è veramente sprecato. L'assediante Kevdvaniano è inutile in questo momento. Riduce combattimento a distanza. Noi a distanza abbiamo due carte e abbiamo veramente un potenziale offensivo quasi nullo. Corpo a corpo e a distanza. Ragazzi, dice malissimo. Allora. No! No, raga, ci ha detto proprio male. Ci ha detto malissimo. E boh, tra queste preferisco. No, niente. Preferisco ritoglierci queste. No. A questo punto togliamoci distanza. Oh, il medico è entrato però. Il medico non è male, non fosse che non abbiamo una mazza da utilizzare. Iniziamo noi. Iniziamo noi con questa carta inutile. Beh, adesso in realtà questo qua diventerebbe una carta che vale 6. Non so se passare direttamente e costringere a usare una carta, ma sarebbe veramente inutile considerando le carte di schifo che ho. Usiamo una carta inutile. Sì. Te lo sei messo automaticamente così a uno? Forse perché progetta di togliersela con qualche altra carta. Ok. Allora noi cosa potremmo fare? Potremmo puntare a mantenerci sull'uno. Ma questo adesso è veramente sprecato. Ci sono tutti sprecati, maledizione. Non ho niente che faccia sinergia a distanza, giusto? E proviamo così allora. Ok. Ok, stai avanti di uno. Potrei pure farla sta pazzia. Ma sì, vediamo che succede. Devo studiare un po' di strategie, tanto finché non mi alleno le cose non cambiano. Tu stai a 3, ho utilizzato 7 carte, cada uno abbiamo usato. Quindi io sto giustamente a 1 perché ho giocato solamente questo. E tu comunque stai usando molte più carte, ma sono tutte carte che non fanno sinergie particolari. Beh, lo scontro dell'ultima volta mi ha veramente lasciato devastato mentalmente. Allora, su cosa posso. Ho deciso che. Questo quanto valevano? Adesso. Ah, non mi dice quanto valevano prima? Va bene. E la sua che fa? Prendi una carta pioggia torrenziale dal mazzo. Ok. Proviamo a mettere questa e ci togliamo del tutto gli arcieri. Lui continua a puntare alto. Ho usato un sacco di carte. Se io adesso passassi. Vediamo. Ma onestamente. Questa gliela lascio perché così non andiamo da nessuna parte. A meno. Sono queste qua che mi spaventano a me. L'altra volta ce n'aveva tre. Proviamo a fare così. No, oddio. Ma passa. Gliela lasciamo vinta questa.
Ah, si è pescato due carte. Dandomi geniale. Geniale è stato. Mi piace tantissimo come ha usato questa tattica. Mi piace tantissimo come ha usato quella tattica. Va bene. Però andiamo in parità. Già so che non... dai, su. So che non andrà così però. Che lui ha anche più carte. L'avversario ha passato. Ah, bastardo. Sulla parità giustamente ha sfruttato che ha passato. Mi manderebbe ancora una carta sotto. Ah, lo odio. Diciamo che userò questa. Eh sì, però se me la fai usare, gioco. Mi farà un mazzo tanto, regà. Abilità fazione, Nord pesca una carta in più. Sì. E però tocca a me. E partiamo con questa bellissima carta. Comandi di gioco non mi aiutano. Giovane ambasciatore. Quanti ne avrà di giovani ambasciatori, regà? Non me la fa vedere. Va bene. Allora. Ah! Possiamo utilizzare la sua spia visto che è nel nostro cimitero, ma non lo faremo al momento. Non è che avessimo molte carte utili, però. Prendiamoci Scylla. Ok. Continuiamo così. Ah. Hai molte carte da mischia. Questo mi fa piacere. Pioggia. Qualcosa mi dice che con due carte a sua disposizione ci farà un mazzo, però al momento usiamo questa. Lui può usare ancora la sua pioggia prendendola. Ok, questa adesso se lui non può toglierla ci torna veramente ottima. Regà, che abbiamo vinto? Vediamo un po' che carta gli è rimasta. Da paura! Mamma mia, regà! Mai avrei pensato di vincere. Mai avrei pensato di vincere. Sì, chiudi. Corone per 10. Kahir Mafir di Frin. Va bene. Abbiamo vinto una carta, che adesso non so cosa faccia, lo vedremo dopo, perché già abbiamo perso troppo tempo in Quisquilia. Staying here. Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Parliamo di tua moglie. Hear about your notice. I'm a witcher. When did you last see your wife? 5 days passed, before dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back. Non è che ti ha voluto semplicemente abbandonare? Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy smiling self. Nothing definitely. She's not run off. No, per quanto ne capiamo noi uomini della mentalità femminile. Comunque. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked around the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She Certo, never uscire di listened. notte. Di sti I must have tempi. some men folk to scour the woods. Nothing.
Ci penserò io, almeno ci proverò. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around too. She have any friends? Hannah kept keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife. She likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. No, decisamente. Chiedi ai vicini di. Ah, salute. Ah, allora, abbiamo già qua. Fa un po' l'atletico, scusi, eh. Glenna. Greetings, you Glenna? Hi. The gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. Un vero lusso. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals. Their bones still fit for soup. So, buying something? Non esattamente. Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No? A cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Non mi sembri molto colpita da questa cosa comunque. To gather mushrooms, maybe. Straight too deep and the howl has got her. Sei sudessa, amiche? Comunque. Thanks. Ok. Farewell. Se è così che la metti. Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. In effetti. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Non ti preoccupare. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah? Do you know where she is? È quello che voglio scoprire. No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. Ma non penso sia di notte per andare a vedere le rape. With another lady. Con un'altra donna. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Vabbè, è un partito già prevenuto. A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. Infatti chi è la donna che stava con Anna? Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Quindi era la guidava. Thanks. Non è che c'era qualche circolo di streghe o qualche cosa di più interessante? Adesso. Dobbiamo trovare. Queste sono guardie del barone. Ok. Lì forse abbiamo già dei segni di lupi. Pecore. Lì c'è una casa. Che sia un cane? No, è la pecora proprio. Principessa. Ha un nome? Principessa. Che abbiamo qua? Serve una chiave, no! Amarezza! Che simbolo è, fra l'altro, questo? Ingredienti alchemici. Però al momento non ci possiamo accedere. E immagino... Mi sembrano delle tombe. Allo? Salve, signora? Vorrei comprare degli ingredienti alchemici. Vado? Non posso bussare? No, eh. Non voglio uccidere la sua principessa per farmi notare. Pardon? Signorina? Signore, scusi? L'ho scambiata, sarà per la gonna. Non è che mi potrebbe far entrare, vedo che si è chiuso in casa, ma lei vende, no? Vedo che fabula tra sé e sé mentre fa cose. No. Peccato. Spero che avremo occasione in futuro. Quelli non sono lupi. Hanno dei versi decisamente diversi.
Necker. Non abbiamo nessun unguento contro orchi e affini, purtroppo. E lì, ah, lupi. Vediamo. Ok. Già siamo partiti male. Mamma mia. Dove vai? Ce l'ho dietro ancora vivo quello. Ok. Witcher? Mm-hmm. What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past where invece tu me lo stai facendo per qualche altro motivo, secondo me. Appunto. Don't want to know what happened to her. Perché lei lo sa. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Neelan ought to accept his loss. Non è che tu vuoi stare con Neelan. Non mi convinci, donna. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister. E mi rimane soltanto Neelan. Beh, casuale proprio. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. Eri tu la donna che andava nel bosco, vero? The man deserves better. Mi spiace, ma la troverò. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you witchers. You're heartless beasts. Mm-hmm. Qualcosa mi dice che troveremo qualcosa che non ti piace. E non il fatto che sia morta semplicemente, ma il modo in cui sia morta. Stolta donna. Non è così facile fregare un witcher.